Buongiorno a tutti, che bello vedervi così numerosi oggi. Siamo per iniziare questa ulteriore puntata di Digital Talks, ma prima di entrare nel pieno, nel vivo di quello che saranno le pillole di oggi, questi talks di oggi, diamo la parola al direttore del settore gioielleria di IEG, Marco Carniello, il mio amico Marco Carniello. Grazie Marco. Grazie Steven, grazie a tutti, vi ringrazio anche a nome del mio presidente Lorenzo Cagnoni di Italian Exhibition Group e vi do il benvenuto a Vicenzoro January 2020, come lo diciamo in inglese. Volevo semplicemente darvi un minimo di contesto prima di lasciare la parola a Steven su che cosa sta facendo la fiera e su come si è evoluta. Ormai la fiera non è solo un momento commerciale dove si definiscono gli ordini, si compra e si vende, lo è certamente anche, ma è diventato volano e motore del settore. Cosa vuol dire? Vuol dire che collaboriamo con tutti i componenti della filiera e quindi dalla produzione alla distribuzione perché il nostro settore continui a evolvere e cresca sempre. Quindi la fiera inizia ad avere un ruolo sempre più chiave per questo sviluppo ed è per questo che siamo qui. Abbiamo notevoli iniziative nello sviluppo dell'innovazione, per esempio, abbiamo un padiglione tutto dedicato alle tecnologie, stiamo investendo sulle start-up, quindi c'è addirittura un'area dove abbiamo invitato delle start-up a venire perché sono un veicolo di innovazione. Porteremo dopodomani dell'Università di Padova a fare l'hackathon, che sarà quindi un grande evento dove i ragazzi dell'università si sono scatenati per farci capire come vedono loro il gioiello del futuro e anche questo è un modo di innovare. Stiamo coinvolgendo i ragazzi anche sul Fuori Salone, che come sapete è un'iniziativa che abbiamo fatto a Vicenza, e li stiamo facendo incontrare con le aziende e con le scuole, perché sembrerà un paradosso, ma nella produzione l'Italia è uno dei primi tre produttori al mondo di gioielleria e oreficeria. Siamo al momento quasi rallentati nella nostra crescita perché le aziende non trovano professionisti e ragazzi con determinati capacità e skills per entrare in queste aziende, quindi stiamo aiutando anche quello. Quindi la fiera non fa solo ordini, lavora sull'innovazione, sulle tecnologie, lavora sulla parte della produzione, sui giovani e lavora tantissimo con la distribuzione. Da quando abbiamo iniziato a lavorare a braccetto con Steven e Federpreziosi, che per noi rappresenta tutto il panorama dei dettaglianti italiani, abbiamo iniziato a ascoltare sul territorio tutti voi. Quindi abbiamo fatto dei tour a Roma, da poco l'abbiamo fatto in Puglia, siamo stati anche un po' più vicino. A Pordenone siamo stati, anche che è la tua città se non vado errato. Sì, d'origine. Riveliamo le origini di Marco Carniello. Certo, e quindi abbiamo ascoltato il settore per capire dalla distribuzione, dal dettaglio, come aiutarli, cioè come aiutare l'ultima componente della value chain, della supply chain per evolvere, perché noi possiamo produrre molto, possiamo avere anche le tecnologie migliori, ma se poi quest'ultimo anellino della catena si blocca tutta la macchina e quindi anche il consumatore non ne beneficia. Quindi l'idea è stata di ascoltare i nostri taglianti, capire qual è la loro esigenza principale e chiaramente tra le grandi esigenze che è, diciamo, molto noto anche su tutti i settori del consumo è il mondo del digitale. Quindi abbiamo detto facciamo i digital talks, facciamo in modo che i visitatori, i dettaglianti di tutta Italia possano venire qua in Italia, qua a Vicenzoro, non solo per comprare. Lo so benissimo che spesso non serve comprare niente perché magari i magazzini sono ancora pieni, piuttosto perché insomma non è un momento esattamente booming, come si direbbe in inglese, cioè dove tutto si vende, ma si viene qua per imparare qualcosa. Quindi noi abbiamo fatto di tutto perché questo sia un momento di apprendimento, di crescita e per dare anche noi il nostro contributo all'evoluzione del settore, dandovi il più possibile gli strumenti e investire sulla vostra cultura e su tutto quello che il dettaglio adesso può fare
per crescere e per continuare a crescere. Digital Talks è di fatto un'idea del mitico e vulcanico Steven, quindi l'abbiamo intitolata così. Sono delle pillole che non vogliono farvi perdere troppo tempo durante l'ora di pranzo, così non mangiate e vi tenete in linea, scherzo, però le abbiamo fatte esattamente come ce l'ha chieste la rappresentanza del dettaglio, quindi alcune pillole, 30 minuti, adesso il digital allargato, non ci sarà solo digital ma sono tutte cose che noi abbiamo concordato proprio di fatto con voi e con Steven, speriamo siano di assoluto aiuto per voi. Tutti gli invitati, come vedrete, sono persone che lavorano su problematiche vostre con altri vostri colleghi, quindi sanno esattamente cosa vi serve ed è stata la nostra miglior selezione e il nostro miglior contributo per far sì che quando si ragiona dal sistema spesso si dice ma lo stiamo anche facendo. Quindi grazie ancora a Steven, anche al presidente Aquilino che qui non c'è ma ci aiuta in tutti i nostri tour per l'Italia, e buon lavoro a tutti, quindi grazie a tutti. Grazie Marco, grazie a tutti. E entriamo nel vivo. Marco ha parlato di una fiera che è un volano, un motore per tutti noi, per il settore. In effetti è così, e abbiamo predisposto questa serie di incontri, queste pillole che ormai vanno avanti da un triennio, e abbiamo ascoltato tantissime voci, tantissimi contributi. Ma che cosa vorremmo oggi da un digital toast, da una pillola? Io vedo dei colleghi di Roma, l'amico Giuliano che è un attimo attento insieme a Mario, perché vorrebbe tornare a casa con un attrezzo da mettere all'interno della sua cassetta, un attrezzo da poter utilizzare già domani all'interno della sua azienda, cioè rendere pratico magari qualcosa che può sembrare teorico. Ma proprio per questo ci siamo avvalsi della collaborazione di Valentina Velucci, che mi ha colpito per il suo curriculum, che troverete poi sul sito dell'organizzazione dove lavora. È una donna pratica, una donna che non ha mai trascurato di formarsi e di comprendere come comunicare all'interno di una grande famiglia che potrebbe essere anche la nostra. Lei sarà dirompente, lei sarà in qualche modo fuori dagli schemi. Oh, scusate un attimo, mi squilla il telefono, scusate, caspita, non lo trovo. E ce l'avete voi, forse squilla uno dei vostri telefoni. Se volete prenderli un attimo in mano, perché sicuramente non sarà qualcuno che vi cerca, ma lo dovrete utilizzare durante l'intervento di Valentina, un intervento che vi assicura essere dirompente, ma che vi vedrà protagonisti con i vostri smartphone, che non serve soltanto per mandare il messaggino di buongiorno, ma serve anche per poter dialogare con i vostri clienti. Dico bene, qualcosa del genere, Valentina? Forse mi sbaglio. Assolutamente. Sarai dirompente? Sarai puntuale? Sarai pratica? Molto perfetto. Pratica. Grazie Valentina, grazie a voi. Bene. Grazie mille e grazie assolutamente per essere qui, e grazie per l'introduzione che mi è stata fatta da Steven. Sarà tosta, diciamo, mantenere il livello, ma ci si proverà. Allora, come Steven vi ha già anticipato, vi prego di tenere gli smartphone sotto, perché l'obiettivo di questo talk insieme è quello di riuscire a produrre un contenuto per i social per raccontare questo momento che state vivendo. Allora, il titolo è molto molto semplice, ovvero ogni volta che si guarda il proprio smartphone e si va in panico da notifiche, si pensa: Dio, che ansia, quanta roba che ho, quante notifiche ho, quante cose ho. Poi sono utili, perché in realtà quando voi aprite lo smartphone e andate a scrollare in questo feed infinito Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, quello che è, lo fate perché state vendendo in quel momento per caso? Alzi la mano chi sta vendendo in quel momento. Nessuno. Vi volevo ricordare che come Federpreziosi abbiamo anche dei, come si chiamano quelle attrezzature che rilasciano i numeri, delle contapersone, quindi se volete abbiamo delle convenzioni eccezionali, perché sicuramente in questo momento servono fuori dai nostri negozi, perché abbiamo la fila. Esatto. Ah, altra cosa, io parlo molto velocemente, se le prime file hanno il diritto di dire rallenta, io proverò a rallentare, ma sappiate che questa è la velocità con cui cambia la tecnologia.
noi entriamo in questo talk dicendo la tecnologia è probabilmente mia nemica perché mi fa perdere tempo, e sono molto lieta che nessuno abbia alzato la mano quando ho detto chi sta vendendo, perché voi non state vendendo quando aprite lo smartphone, quando usate un'app. Voi al massimo state caricando una foto controvoglia in quei 3 minuti della pausa pranzo quando la fate, mentre avete altri 150 pensieri in testa. E aggiungo anche che forse quella foto è pure venuta male nonostante l'abbiate fatta 10-15 volte. Io lavoro anche con alcuni clienti che sono, con un cliente che è qui, che sono passata a salutare, e ha fatto, detto parli di Instagram, mi ha fatto sì, il vostro incubo, diciamo, il vostro nemico peggiore. In realtà è un rapporto di amore e odio, e quello che cerchiamo di fare oggi, voi non uscirete qua fuori e direte, beh cavolo, adesso io uso Instagram, vado fuori e sicuramente vendo 100K di roba al minuto. L'obiettivo di questo talk è uscire da qui e sapere come ottimizzare il poco tempo che avete a disposizione, perché ricordatevi che qua non si sta dicendo se siete su Instagram siete più fighi, qua si sta dicendo c'è un modo per usarlo in maniera veloce, e cerco di trasmettervelo perché io per prima, non direttamente solo sul vostro settore, ma ho lavorato, è dal 2012 che lavoro con persone che hanno negozi, e la prima obiezione che mi viene fatta è: io non ho tempo, devo fare i carichi, gli scarichi, devo fare le fatture, io in quella fase del mese non riesco nemmeno a respirare, non mi mandare la mail, chiamami che non ho tempo, perché tutti non hanno tempo. Posso dire una cosa? Neanche io ho tempo, eppure sono qui. Neanche probabilmente Bill Gates ha tempo, eppure chissà dove è arrivato. Le 24 ore sono 24 per tutte. C'è chi in 24 ore ha scoperto e ha portato il wifi su Marte, e chi in 24 ore non ha fatto nulla. Scegliamo di essere una via di mezzo. Quello che noi andiamo a fare insieme è un percorso estremamente pratico. Che cosa fa? Che va a percorrere un momento zero in cui io vi chiedo, in questo momento zero, di prendere il vostro smartphone e di dirmi, per favore, vi chiamerò a campione, che applicativi avete e con quale frequenza li utilizzate. Poi, secondo me, Valentina, io stavo leggendo i dati stamattina, così intanto tirano fuori dalla giacca il telefonino, perché vedo Piero che non lo tira fuori, Mario non lo tira fuori, Giuliano, Giulia e... L'hai tirato fuori, tu l'hai tirato fuori, Liviano, perfetto, ok, benissimo, l'hai tirato fuori. Ci sono delle statistiche, no? Perché noi abbiamo il nostro osservatorio di Federpreziosi, dal quale risulta che il 70% ha un sito web o è presente sui social, ma il 95% di coloro che sono presenti sui social sono su Facebook, solo il 20% su Instagram. Riusciremo, la vogliamo accettare questa sfida? Riusciremo a far salire questa percentuale da qui a qualche ora? Piero, sto telefono, vogliamo tirare fuori? Perfetto, ok. Allora, il dato che mi hai dato è un po' massacrante, nel senso che, panoramica completa, in Italia il social più utilizzato è YouTube, ma da che tipo di target? È utilizzato da un target che probabilmente in molti casi non vi appartiene, perché è utilizzato dai bambini, da persone diciamo sotto i 10 anni, per una fruizione alternativa di quello che è il metodo televisivo. E infatti YouTube sta facendo un programma per kids. Dato che ancora non riusciamo a vendere a quell'età, passiamo avanti. Dopo che cosa c'è? Dopo c'è Facebook, e dopo, lì che se la stanno battendo, non è che ne troviamo tanti, perché troviamo Facebook, WhatsApp e Instagram. Noi siamo drogati di WhatsApp, l'Italia è il terzo bacino al mondo per intensità di scambio messaggi giornaliero, ok? Questo è l'ultimo dato che ho uscito, che è uscito a fine ottobre. A noi piace da morire WhatsApp, esiste WhatsApp Business. Quanti di voi sono WhatsApp Business? Non è una colpa. Non siate timidi, alzate queste mani, forza! Perfetto, è una percentuale da migliorare, da costruire. Quanti di voi hanno un account business o un account creator per Instagram? Oh, perfetto. Quanti di voi guardano le statistiche circa almeno una volta a settimana? Ok, perfetto. Cosa ne capite dalle statistiche? Domenico, cosa ne capisci dalle statistiche? T'ho beccato, stai di nascosto. Che siamo rovinati. Qual è il numero? L'unico numero che ti, qual è il numero che ti colpisce di più delle statistiche che vai a vedere? Guardo innanzitutto le visite del post che andiamo a menzionare, eventuali reazioni, insomma, i classici data insights.
Ok, vi do già un suggerimento, non lo state guardando dal punto di vista giusto. Quello che dovreste andare a vedere quando leggete le statistiche è andare a vedere i punti di uscita, ovvero voi avete qualcosa che si chiama skip and going out, ok? Dovete andare a guardare quel tipo di dato. Cos'è che ha interrotto la fruizione? Cos'è che ha detto all'utente, guarda, bello, però anche meno. C'è qualcosa che non ha funzionato. Non concentratevi sul positivo che vi siete portati a casa. Guardate dove avete interrotto. Poi, altra cosa, l'età di chi vi segue, l'andate mai a guardare? Per alzata di mano, chi guarda l'età? Emanuele, tu la guardi? Ok. Instagram non è più un social per ragazzini, assolutamente, anzi è diventato un social estremamente adulto. Instagram sta invecchiando e cosa ha dovuto fare per sopravvivere? Ha dovuto dividere quelle che sono le modalità di produzione dei contenuti. Quanti di voi non hanno mai fatto una stories? Ok, va bene. Sincero. Giusto, ok, l'obiettivo di oggi è produrre una stories. Perché una stories e non un post? Perché oggi che condizione abbiamo di produzione del contenuto? Non abbiamo dei tecnici a nostra disposizione personale, non avremo tempo di misurare la luce e soprattutto il nostro fine comunicativo non è quello di andare a fare, di andare a presentare un prodotto, ma di andare a raccontare un momento formativo in cui ci si ritrova fra colleghi, in cui la mia personalità aggiunge valore al profilo della mia attività. Voi potreste pensare, ma che gliene frega a quello che me forse un giorno mi comprerà un gioiello di guardare che io sto a Vicenza Oro a fare una stories. Sicuramente pensa che sto perdendo tempo. Possibile, guardiamolo da un altro punto di vista. È domenica, potreste stare a casa in famiglia sul divano con i gatti, invece voi il tempo lo investite per offrire un'esperienza migliore, perché voi siete meglio di tutti quelli, di tutte le piattaforme di vendita anonima online. Voi avete una personalità, un brand, e se non iniziate a sfruttarla verrete cannibalizzati da un semplice click and buy. Il click and buy non è il vostro settore, non lo è, non lo sarà mai, perché voi avete un potenziale, una carica di valore che deve essere esplosa, come esplosa con la vostra personalità. Altrimenti siete soltanto una vetrina un po' fredda, magari graziosa, ma la guardo e ce ne sono altre 100. Io quando sono entrata qui la prima cosa che mi ha stupito, sono già venuta con questo quartiere fieristico a fare altre cose, è stata la bellezza. E l'altra cosa è stata... Perché hai incontrato me? Sì, ah, assolutamente. Okay, grazie. Poi dopo sì. Ho detto, è bello ed è tutto chiuso qui. Quindi sono andata a spulciarmi, ma una mano che vedo una cosa stupenda, sono andata a vedermi un po' i profili online. Per me è stato difficile. Perché tutti i profili online che vedevo sembravano delle bancarelle a un certo punto, con i prezzi scritti sopra, con gli adesivi di Instagram, col cartellino con la carta vicino. Ma dal vostro punto di vista, voi veramente il vostro valore è il prezzo del vostro gioiello? Non lo è, non interessa a nessuno in quel momento. E io quando sono andata a vedere, perché poi ho detto ok, magari su Instagram questa è la situazione, vado su Facebook... È stato peggio, è stato, perché ho trovato immagini senza copy per chi c'era, perché molti non c'erano. Fate conto che ho avuto poco tempo, ho cercato circa 30 marche di 30 stand. Di queste 30 marche, so che non è un campione statistico valido, ne ho trovate due solo su Instagram, il resto su Facebook, ed è stato mortificante quello che ho trovato. Quando sono andata su Facebook, quello che ho trovato sono state tante foto, sicuramente belle, ma non è che ho visto, sai, un racconto dove si trova... Cioè, se voi non scrivete neanche dove si trova, ma io mostro a Vicenza, ma rimetti che il negozio qua stava a Napoli, stava a Reggio Calabria, che senso ha se voi non dite le informazioni base? Ricordatevi che ogni post Facebook è un primo appuntamento. Se voi quando uscite con la persona che vi piace, il primo appuntamento lo date generico, a casa, a caso, ci vediamo al bar, poi non lamentatevi se rimanete single, ok? Il tema è molto molto pratico. Tutta la filosofia che vi viene fatta al di là dei social è sicuramente interessante, ma parliamoci chiaro, voi a fine mese, come vi dicono sempre i clienti miei, che dovete fare? Pagare le fatture. E quindi andiamo a vedere praticamente che cosa dobbiamo fare, come uscire un po' fuori. Io avrei bisogno di sapere una cosa, quanti di voi, oltre all'applicazione, tutti avete installato l'applicazione di Instagram, perché chi è che non ce l'ha installata? Chi non ce l'ha, la installi adesso, ok? Basta una mail per crearsi un account. Per adesso lavorerete con un profilo fisico perché non c'è il tempo materiale di farvi fare lo switch all'account aziendale, ma tre pallini in alto passa all'account aziendale. Ho bisogno di sapere se avete almeno un'app, una, che serve per editare le foto.
Ce l'avete esatto. Un'app per editare le foto? Quale app è, per curiosità? Non siate timidi, Giulia, qual è l'app che hai? Ok, qui siamo sul tecnologico. Sì, PinShot. PinShot, ottima. VideoSaver. Ok. KiraKira. Ok, InShot perché è ottima, le altre sono buone, perché InShot è ottima? Perché se voi uscite da qui dite, ok, secondo me mi è piaciuto, ci provo e voglio provare a fare un contenuto, io però a me le stories, una roba che non me la sento proprio mia, perché ho bisogno di dare più contenuto. Se voi scegliete di andare sull'IGTV, che è il canale di competizione diretta che Instagram ha aperto per andare contro YouTube e contro la metodologia classica della fruizione televisiva, InShot è l'applicativo perfetto consigliato da Instagram per poter creare dei video lunghi in cui potete raccontare la storia del vostro negozio e ve lo edita negli stessi formati perfetti che richiede la fruizione dell'IGTV. L'IGTV non è altro che un prolungamento, chiamiamolo così, più saggio, più acculturato rispetto a quello che è il momento delle Instagram Stories. È in crescita e soprattutto non è un contenuto volatile, è lì. E perché dovreste, ma perché io ho un video, già ho il video dei cataloghi, perché dovrei fare un altro video pure io? Perché noi il video del catalogo non ci interessa, non ce ne frega assolutamente nulla. Su Instagram tutto quello che c'è di bianco e scontornato che serve alla vendita frega poco e quasi nulla all'utente finale. Per quale motivo? Perché si creano delle aspettative che riguardano la memorabilità e vanno a costruire la differenza tra post e contenuto. Oltre a InShot, qualcuno ha un applicativo dedicato all'editing delle stories Instagram? Ok, valgono anche dal fondo. Qual è? I've got Kunum. Ok, great. Can you tell to the microphone? Ok, thank you. I've got the app Unum. Ok, great, thank you. Ok. Adesso io ve ne suggerirò altri, perché ve ne suggerisco proprio quelli basici per uscire da qui e dire ho fatto la stories ma mi vergogno, non mi piace tantissimo. Ve ne suggerisco tre, li trovate alla fine delle slide, per editare quella che è la stories. Cosa deve raccontare la stories di oggi? Deve raccontare non quanto siete, non deve essere una stories per forza da selfie, ma deve raccontare la crescita del momento formativo. Non dovete farla per forza adesso mentre siete seduti, ma magari può far vedere il vostro badge, può far vedere lo speaker, quante persone ci sono, può far vedere un vostro collega che è qui. È importante che però sia personale, non deve essere bella. Una delle cose da cui uscirete da questo speech è che la perfezione sulle stories Instagram deve essere un'ossessione. L'ossessione e la perfezione deve riguardare il newsfeed, ma assolutamente non le stories. E poi vedremo un po' di ciccia, un po' di parti pratiche. Andando avanti, quello che io spero di riuscire a portarci a casa dopo questo momento zero è una piccola indagine su di voi. Allora, su Facebook ci sono praticamente tutti. Ok. Instagram. Che antico, che vecchio, però è un dato di fatto. Purtroppo Instagram, nel senso, sta un pochino invecchiando. Chi di voi è su Pinterest? Ok. Per i mercati non italiani, Pinterest ha un link che si chiama pinterest.casestudy.com, che ha tutti i casi studio sul luxury raccontati nel mondo. L'Italia non c'è, l'Italia non riesce a creare un caso studio di successo sul vostro settore. Quindi quello che mi sento di dire, le energie che voi avete, per ora mettetele su Pinterest, non vi sto dicendo di abbandonarlo, però puntatele su Instagram, che invece ne può vantare di più interessanti. Ok? YouTube è meraviglioso, ma se noi entriamo già in questa sala e ci diciamo raga, ma io non c'ho tempo, come pensate di poter fare un contenuto adatto a YouTube che ha un'estetica estremamente rigida per il vostro settore? È utile, ma in questo momento io non mi sento di dirvi YouTube alla priorità. TikTok, chi di voi è su TikTok col vostro prodotto? Ok, potete raccontarci la vostra esperienza? Difficilissima. Ok, difficilissima. Ho scaricato TikTok, l'ho studiato per una settimana, ma non riesco a capire come poter pubblicizzare il prodotto su TikTok. Ok. Non è un problema di istruzione, è un problema proprio di testa questo, Giuliano. Sì, quindi passiamo la palla a tua sorella, che sicuramente è uguale. Abbiamo provato per una settimana a capire come. Perché per me è rivolto più a un pubblico dai 15 ai 25 anni. Anche meno. Fa conto che il pubblico che va sopra i 18 anni è ancora fermo al 3% in Italia. Sì, perché per me fare il video che balli non è
No. Non è quello, cioè non riesco, non so come fare a vendere un gioiello, no, a far vedere un gioiello su TikTok, quello non riesco a capirlo. Il tema è che per farlo vedere non è necessario che lo faccia vedere tu, ma il tema è ancora, il tuo gioiello corrisponde alla capacità di spesa del pubblico su TikTok? No, assolutamente. No, io capisco l'andare su TikTok, ma su TikTok si può fare una cultura per far crescere questa generazione col valore del gioiello, ma attualmente andarci è interessante ma molto prematuro, nel senso che TikTok è un fenomeno di instant marketing che ha una parte di editing dei video estremamente interessante, ha una logica basata non solo sugli hashtag ma sui duetti, nel senso che esce un tormentone, scarico la colonna sonora dal profilo che ha lanciato il tormentone e ribatto in duetto. Quindi assolutamente da soli è molto difficile farlo. E soprattutto il posizionamento desiderato per un determinato tipo di cifra di spesa potrebbe non essere adeguato per adesso a quel pubblico. Ciò non toglie che influencer, mainstream, insomma di mass market sono presenti. Io però se vi devo fare una razionalizzazione delle energie faccio fatica a dirvi andate su TikTok. WeChat. WeChat. Non dove... Ho sentito un io. È sempre lui, è sempre lui. Ah, ok, perfetto. Allora, WeChat è molto interessante, soprattutto se stai commerciando con la Cina. Perfetto. Ti consiglio, ad esempio, di utilizzare i contenuti Instagram Stories, anche per il mondo Stories di WeChat, perché WeChat ha delle funzionalità algoritmiche dedicate soprattutto al mondo delle Stories. Inoltre devi intenderlo veramente come quasi una piattaforma sostitutiva del tuo sito web, nel senso che se non riesci a caricare, a aggiornare il sito web ti spiace, ma se non riesci ad aggiornare WeChat col pubblico cinese è un problema. Lo dico proprio. WeChat non c'è nessun altro? Qualcuno di voi ha target cinese nel proprio market? No, ok, allora andiamo avanti. Nessun problema, però abbiamo almeno una panoramica, no? Poi, altra cosa, quanto tempo dedicate ai social e qui per alzata di mano? Chi dedica un'ora al giorno ai social business? Chi dedica 3 ore a settimana? Ok, pochino. Tu sei proprio indietro, Pietro. Chi ci dedica 4 ore al mese? Ok, sono contenta che non abbiate alzato la mano, poi quando tornate a casa rifletteteci, però siete stati sensibili con me. Il tema è che in realtà i social, per alcune cose, se organizzati, possono essere curati, noi lo facciamo con molti clienti, facendo archivio, circa decidendo una mattina a settimana in cui viene fatto tutto, ma tutto, veramente tutto, il catalogo di produzione e poi viene spezzettato e riposizionato il contenuto per avere un calendario editoriale quantomeno pieno. Poi da quelle diciamo 2 ore e mezza dovete dire perfetto, la base l'ho fatta, adesso andiamo a interagire, però non vi fate fondo, vi fate, ok? Mettetevi in calendario di avere una mattinata o una serata, la mattina è meglio, potete giocare con la luce e quant'altro per fare la base e poi il resto adesso viene da sé. Naturalmente chi ci dedica 3 ore a settimana soltanto e poi pensa di non dover fare altro 4 ore al mese, io faccio un po' fatica a esservi di supporto. Non usciamo dai moralizzati, andiamo avanti. L'importante è fare poco ma farlo bene. Da questo talk non uscirete mai col pensiero che dovete fare 10 post a settimana né 10 stories al giorno. È inutile, è stupido, l'algoritmo non vi premia e soprattutto, a meno che voi non siate la stampa, io ho lavorato per la stampa, gestivo il reparto digital e postavamo 14 volte al giorno. Se non siete la stampa, Repubblica, Corriere, non mi vengono in mente altri giornali, che ve ne quali notizie interessanti e fondamentali dovete dare 10 volte al giorno ai vostri follower? Nessuna, li ammorbate. Il 56% dell'utenza che lascia un canale social lo fa per troppa autoreferenzialità, quindi staccate totalmente quello che, ad esempio, io ho parlato troppo intensamente e le ho ammorbate, parlate troppo spesso e quindi l'utente sente di non avere respiro. Ma andiamo ancora avanti. Quanti di voi sono su Instagram, lo sappiamo, ma quanti di voi un po' i social li odiano? Non siate timidi, si può dire, eh? Non ce l'avete avuto ancora il burnout da social? Viva la sincerità, guarda, in fondo... Ok, quel posso chiederti perché non lo sopporti? C'è personalità, non c'è il rapporto personale. Io voglio guardare la gente negli occhi, gli voglio stringere la mano, ho bisogno del contatto, se vogliamo, fisico. Okay. Quel fatto di avere uno strumento in mano...
a prescindere che non so che poi che fine facciano le cose che vado a dire o che vado a fare, perché sa, cioè, cominciano a girare per il mondo, per l'universo mondo, ma non c'è, mi sento di entrare a far parte di un di un'altra realtà che non condivido, virtuale, troppo virtuale. Troppo astratta. Poco reale, poco concreta. Ok, una cosa che mi preme di dirvi è che in generale il social non può in alcun modo sostituire il vostro reparto commerciale o d'agente o la telefonata che fate o l'incontro in fiera che fate, non lo farà mai, arrendetevi. Il social, quando si fa un investimento e si mette a budget per il proprio piano marketing, non è altro che un dire perfetto, metto questo budget per rinforzare su altri canali quella che è la mia forza marketing, ma non potrete mai pensare di escludere quello che è la metodologia classica del vostro sistema di vendita. Altra cosa, quanti di voi investono in advertising, quindi denaro su Instagram? Perfetto. Vi dico subito una cosa, investire su Instagram dal mio punto di vista un euro al giorno, io faccio fatica a considerarlo advertising, nel senso che poi l'advertising deve essere commisurato agli obiettivi. Questo non perché dovete dare 5.000 euro al mese a Instagram, ma questo perché dovete capire che ogni volta che fate un contenuto e non lo sponsorizzate, lui rimane lì chiuso, è come fare il gioiello più bello del mondo, però lo mettete qua sotto perché adesso non c'è il budget per poter comprare una vetrina e metterlo fuori ed esporlo. È la stessa cosa. Se fate contenuti su Instagram e su Facebook e non li promuovete, ve lo dico sinceramente, forse è il caso di risparmiare le energie, rimandare l'attività social di qualche mese, ma trovare un budget minimo di promozione. E ricordatevi che questi budget minimi vi servono per aumentare la visibilità, ma non solo, vi possono far ottenere mail e numeri di telefono in maniera nativa sia da Facebook che da Instagram. Per Instagram Stories, ricordatevi, guardatevi intorno, mi avete detto che le utilizzate qua, quasi tutti, e sono l'obiettivo di questo talk. Andiamo avanti ed entriamo un po' nelle motivazioni che a me vengono spesso addotte dai clienti, e datemi ragione o torto, nel senso che i miei prodotti non si vendono con i like, il mio prodotto è talmente particolare che non basta un like su Facebook, giusto? Qualcuno mi contraddice? E io concordo, non... Quando voi pensate, quando voi fate 100 like su un post, non vedrete mai 100 prodotti, non ne venderete 10, ma probabilmente farete rimanere il ricordo del vostro prodotto a una persona. Ok? Questa è la teoria del funnel marketing, ovvero io vado a prendere un tuo interesse, attiro la tua attenzione, a un certo punto te lo faccio desiderare e poi forse su 10.000 persone magari in proporzione riesco a fare una vendita. Quindi quando programmate un'attività su Instagram dovete accontentarvi, cavolo, questa storia ha raggiunto 1.000 persone, questo post è stato esposto a 2.000 persone, potenzialmente quanti lead, quanti contatti potreste avere? Uno, perché siamo su un mercato che ha un'esposizione di massa. Non ho il tempo, io ho posto o lavoro, ho capito, però se non posto nessuno conosce il mio prodotto, poi se non lavoro mi lamento che nessuno conosce il mio prodotto, cerchiamo di uscire da questo impasse facendo dei piccoli step mano a mano. E poi, vabbè ragazzi, ma c'è stato il data breach, cioè c'è stato il fenomeno Cambridge Analytics, sono le stesse motivazioni che mi ha dato il vostro collega, perché io dovrei dare i miei dati a Facebook? Vi dirvi una cosa, glieli date comunque, nel senso che ogni volta che voi parlate con lo smartphone acceso, ogni volta che voi compilate un form, ogni volta che voi fate la tessera al supermercato, a qualcuno i dati li state dando. Il tema qual è? Non dare più dati, no. Il tema è avere una cultura su cosa stiamo dando e come lo stiamo dando. E andiamo un po' nel pratico, andiamo. Nel senso che voi quando andate sui social avete banalmente l'obiettivo di vendere il vostro prodotto. Non è questo l'obiettivo primario. Il vostro obiettivo sui social all'inizio dovrebbe essere quello di dire perfetto, qual è la massa critica che può conoscere il mio gioiello e soprattutto qual è la massa critica e come conosce il mio negozio? Perché anziché concentrarvi solo sul prodotto dovreste concentrarvi su come il prodotto è visto attraverso i vostri occhi, perché ricordatevi, potete avere il prodotto migliore del mondo, ma se avete la nomea, se avete digitalmente la reputazione di uno che frega, di uno che è una persona che neanche ti dice buongiorno, farete molta fatica a superare questo impasse. E poi c'è un altro tema. Sì, vabbè, però se io investo 100, quanto ho indietro? Ve la siete mai fatta questa domanda? Se io investo 100 euro, quanto ho indietro? La risposta è, tu investi 100,
facciamo un mese di attività insieme, ti dico quante persone raggiungi, ti dico quanti commenti fai e andiamo a prendere quel pubblico e cerchiamo di ottenere una mail. Quanti ottieni? Abbiamo scoperto che un contatto mail che poi chiude un contratto costa 100 euro? Perfetto, quanto costa un tuo gioiello? 1000? Forse questo business ci conviene, ok? Io ve lo sto facendo molto generiche le proporzioni, ma non esiste il marketing predittivo che vi dice che se voi andate a investire 100 euro automaticamente ci avete 5 contatti. È una balla, chi ve lo racconta cerca di vendervi qualcosa che non esiste. Il marketing è fatto di testare, provare, ci si siede insieme a fine mese e con trasparenza si dice tu questo hai ottenuto, con più budget riesci a reggere questo oppure non è il canale adatto. Vi dico, TikTok per il costo dei prodotti forse non è il canale adatto in questo, solo in questa fase, non ho detto che non dovete esserci. E poi c'è un altro tema che è molto più semplice, quello della memorabilità. Io qua vi faccio una domanda, volevo chiederlo a te. Ti ricordi per caso tu dove eri il 24 aprile del 1998? Tu riesci a ricordarlo? Neanche cosa hai mangiato a pranzo? Nessuno riesce a ricordarsi dov'era il 24 aprile del 98? Silvio, non te lo ricordi? No. Allora vi faccio, magari ve la rendo un po' più semplice. Qualcuno si ricorda dov'era cosa stavate? Tu te lo ricordi? Cosa stavi facendo? Eri a casa. Ok. Tu cosa stavi? Noi erano in fiera. Ok. Vero. Tu cosa stavi facendo? Te lo ricordi? Sì. Eri a Dublino. C'è qualcuno che non si ricorda che cosa stava facendo quel giorno? Ok, vedo che nessuno alza la mano. Forse c'è un motivo. Fate conto che questo è stato l'evento pre-social media più comunicato al mondo e tuttora la condivisione di immagini, la creazione di immagini rimane insuperata. Questi dati li trovate, quando andate a visitare il museo, vi raccontano che questo fenomeno non è ancora stato ripetuto, non ha avuto l'ondata di massa di comunicazione che ha avuto prima dei social. Perché vi faccio questo esempio anche un po'? Che sentimento ho creato quando prima le ho chiesto cosa aveva mangiato a pranzo e poi vi ho mostrato questo? Vi ho messo a vostro agio, vi ho fatto sentire tranquilli. Eppure provate a riflettere con me, questo evento, se dovesse dargli degli aggettivi, contraddimmi nel momento in cui io sbaglio. Questo è stato un evento partecipato, l'abbiamo seguito tutti. Io ad esempio ero uscita da scuola, stavo guardando i cartoni animati, andai da mia madre e gli dissi ma perché non ci sono più i cartoni animati che ha iniziato un film? Perché il mio cervello non poteva concepire che quello fosse un telegiornale. Poi ho pensato, è un evento famoso, chi è che non conosce? Io non vi ho messo neanche il nome, però ho detto, no, avete detto tutti quanti, 11 settembre. È un evento notiziabile, la stampa, libri, musei. È un evento conosciuto, è un evento globale, non è un evento occidentale, lo conoscono ovunque. È un evento purtroppo memorabile, che ci auguriamo che non accada più. Un evento unico, si spera, mai visto prima, perché forse l'abbiamo visto in qualche film, ma non avevamo mai visto una cosa del genere. Spettacolare, sembravano gli effetti speciali di un film di Michael Bay, invece era un telegiornale, era tutto vero. E soprattutto era colmo di pathos perché ci siamo sentiti indifesi, immersivo perché non riuscivamo a staccarci da quelle immagini, iconico perché è un evento che ha creato delle immagini che ovunque siamo, ovunque le vediamo, ci sale un senso di angoscia. Beh, gli aggettivi che io vi ho detto, se voi foste delle macchine in questo momento e foste in grado di separare questa parte di discorso dagli aggettivi, mi direste che quello che io ho fatto non è stato altro che descrivervi un evento polarizzante di mass market a grandissimo effetto mediatico che, se osservato solo per gli aggettivi che io vi ho detto, in molti traducono sui manuali di marketing come un episodio di branding. Eppure, quanti di voi andrebbero ad abbinare al proprio brand quel tipo di evento? Nessuno. Perché?
quello che io vi sto cercando di far capire è che fate bene ad avere paura di Instagram e Facebook quando andate a pensare: ma io che cosa devo fare quando vado a parlare del mio brand? Perché non è che perché l'influencer, comunque adesso vi staranno bombardando, ha fatto 100.000 commenti, non è che perché quel brand che ha fatto la battuta su un determinato VIP ha fatto 200.000 commenti è un figo e sta vendendo di più. Il branding è qualcosa che pagate a caro prezzo ogni volta che non siamo in grado di ragionare su quello che è un evento mass market che sarà anche notiziabile ma non è adatto a noi, ed è una spada di Damocle di cui non ci liberiamo più. Qui ogni volta che dite io non mi sento a mio agio alcune volte su Instagram, fate bene, perché è un campanello di allarme, perché Instagram e in generale i social vanno trattati con i guanti, perché ogni volta che viene proposto la cosa, vabbè dai, ma comunque hai visto quanti like che abbiamo fatto, cioè, ma non ti ha fatto ridere la battuta? No, il vostro settore soprattutto, che si basa su un tema di reputazione estremamente delicato, non deve mai abbassarsi né su questo tipo di livello e neanche, questo ve lo dico perché abbiamo avuto delle discussioni anche pratiche, su eventi digitali che sembrano fichissimi ma che per voi non sono. Nel vostro settore non dovrebbe mai esistere qualcosa come il Black Friday o la super scontistica, perché non vi servono, non è quello che vi salverà. Instagram non vi salverà in questo usato in questo modo. Per quale motivo? Io vi ho fatto un esempio pesante perché volevo provocarvi, ma perché se voi andate a cercare i cosiddetti seeker, quelli che arrivano in massa quando avete lo sconto, avete una spada di Damocle che abbassa la percezione del brand e come seconda cosa vi fa percepire di poco valore. Il cliente abituale cosa va a fare, o l'utente che vi conosce cosa va a fare? Va a dire vabbè, ma quindi questi per 10 anni mi hanno fregato? È quello che voi volete fare con il social? Se pensate di usarlo così, allora possiamo anche alzarci e dire bello tutto, però il social non fa per me. Ma c'è una cultura sul social che invece vi può salvare e che è molto diversa. È un passare da quello che è un vabbè, oh dai, purché se ne parli, insomma, purché se ne dica, nel bene o nel male, basta che ci conoscono, è passare a un livello successivo. Perché se ne parli di me? Per quale motivo? Perché ho una tradizione? Vi vedo un po'... concordate con me oppure vi sentite smarrite? C'è Domenico che ti vuole chiedere in sposa, guarda, già lo vedo, ti ha mandato più volte dei baci quando parla di Black Friday, di proprio Domenico ormai è perso. Ma perché voi... Augusto, ti vedo silenzioso, ascolti soltanto. Ah, ok. Ma se voi non siete d'accordo, ditemi, nel senso, noi lavoriamo con un brand di lusso, il mio team non ha mai neanche, ma neanche per sbaglio l'ha detta la parola Black Friday, perché viene preso a ceffoni se succede una cosa del genere. Noi siamo in 40, li schiaffeggio tutti e 40 in fila, non ho problemi, perché sul settore, poi il cliente di là, sì, ci sono problemi a dirlo, mi ha detto che lo posso dire, un brand di questo tipo che anche soltanto pensa allo sconto non esiste, loro sono bellezza pura, è quello che dovete vedere ed è quello che dovete trasmettere. Perché se ne parla? Perché sono belli, punto. E il tema qual è? Come si fa questo passaggio praticamente? Basta far rumore per fare branding? Assolutamente no. Voi non vendete le pizzette, neanche siete quelli da mass market. Che cosa siete voi? Voi rischiate purtroppo di essere noiosi, perché i brand, i negozi da solo sono pallosi. Alcune volte entro in alcuni negozi e mi chiedo: ok, dai, tieni gli occhi aperti, doppio caffè. E io non lavoro, non ho la fortuna di lavorare con brand tutti belli come Sicis. Io lo dicevo prima, lavoro anche per la crema per le emorroidi, nel senso, e non è piacevole. Cioè, io quando sto qua alla bellezza ho fatto, questo posto è stupendo. E poi penso alla mia vita reale. Eppure c'è noia fuori, perché io l'ho visti i profili, li ho cercati. Sembrano tutte queste foto sul bianco, il prezzo scritto nel copy. Questa cosa vi mortifica. Per quale motivo? Perché se i brand sono noiosi, le storie rendono personalità, le storie sono ruggenti, sono quelle che fanno il rumore adatto. E come si fa a fare rumore? Il rumore si fa quando si capisce la differenza tra un post e un contenuto. Cos'è un post? Il marchio di gioielli che vendo, fatemi dire che rivendete un marchio, ma mi ha mandato il catalogo, me lo manda in PDF, l'ho scontornato bianco, lo metto sui social. Quello è un post. Carino, grazioso, non serve a nulla, c'è già il catalogo, ce l'ha già il cliente, chissene, bello. Il
contenuto di valore è qualcosa diverso. Avete un laboratorio dietro, la foto del laboratorio non deve mica essere perfetta che la dovete andare a stampare. È perfetto il momento della creazione sulla Stories, perché c'è un'aspettativa sociale che si è formata a livello culturale sulla Stories, per cui se voi impiegate di quell'ora che ci siamo detti, 8 minuti ad andare a fare un close-up vicino alla mano dell'artista, perché quello è un artista che sta facendo questa cosa, il vostro prodotto non ha più un prezzo, ha un valore che è una cosa molto diversa, molto oltre. Iniziamo così, 8 minuti a settimana, proviamo a fare così e vediamo come si va avanti. Come si va ancora avanti? Con la narrazione. C'è un libro molto bello di Simmel che si chiama Lo spirito e le vie della metropoli, un libro vecchio, che parla di come l'uomo londinese fu stordito e inorridito quando venne introdotta la radio e la musica per strada, perché era stordito da questo stimolo, cioè, e lui dice: io devo camminare, devo salutare le persone, devo non inciampare e c'ho anche le carrozze che magari mi vengono addosso. Ora pensate quell'uomo proiettato col telefono qua, l'auricolare qui e le vetrine che lampeggiano, la musica e la fiera, il caos più totale. Ecco, noi siamo questo tipo di uomo con un cervello che purtroppo non è riuscito a evolversi così tanto per gestire gli stimoli, e voi mi vorreste attirare l'attenzione con una foto scontornata di bianco con un anello. Ma dove siamo? Questo non esiste, non è questo che io sto ricercando. E il tema quindi è che questo è bello, ma questo è un post, non è un contenuto, è bellissimo, ma non è quello che mi serve. Questo è una campagna che mi dà dei valori. E come la vado a utilizzare online? La vado a utilizzare online creando una storia che è differente dal creare un e-commerce. In che modo? Rendendola esclusiva, che dà al mio utente uno sguardo dietro le quinte, ragazzi, è che è anche imperfetta. Come si fa a essere imperfetti e di appeal? È molto semplice, è una grande differenza tra progettare, pianificare. Voi dovete fare come fanno i grandi scrittori, che non pensano al c'era una volta, ma pensano a come si arriva a quel e vissero felici e contenti. Qual è la punchline del vostro racconto? Vienilo a vedere in negozio, perché deve essere quella, se no non stiamo parlando la stessa lingua. E io come te porto a farlo vedere in negozio? Lo porto postando poco, perché voi non dovete abusare del social, voi ve la dovete tirare, ok? E poi cosa dovete fare? Dovete raccontarlo. In che modo? Dovete vedere come voi l'avete scelto per il vostro negozio, come c'è un'assistenza delle persone che sono in negozio, perché il vostro plus è non essere un click and buy, ma essere qualcuno che accompagna nell'esperienza. Purtroppo qua sono sgranate, ma io vi invito a vedere la storia che è stata raccontata da Van Cleef sul mondo dei gioielli. C'è dietro tutto il mondo di Romeo e Giulietta e dell'italianità del gioiello. Il gioiello italiano che racconta la storia italiana e la storia pur romantica del mondo. Ma non perché voi non dovete fare questo, ma perché il social ci ha dato una grande opportunità. Il social ha livellato a un certo punto e ti ha detto: la pubblicità non la può fare soltanto chi ha 11.000 euro al giorno per fare il cartellone 6x3. Il social ti ha detto: proviamo insieme, facciamo un contenuto, proviamo a metterci 5 euro e tu puoi già entrare in un circuito narrativo, però ci devi avere il contenuto. Quando voi, non dico che dovete assumere l'illustratore, però quello che vi dico è: quando avete un gioiello, a me la foto però mi viene brutta, gioiello, prendetelo in mano, fatelo vedere a contatto col professionista, non dovete filmarlo perfetto, perché è la vostra voce che deve essere perfetta e rassicurante, perché vi assicuro, voi pensate: ma io il tempo di guardare i video non ce li ho. Voi, perché lavorate e vi affaticate, ma il vostro utente finale nel momento di pausa vive quel video non come un'imposizione, ma come un momento che va a dedicare a se stesso e alla bellezza. E quindi cosa io vi invito a fare? Non dico di costruire questo tipo di racconto, ma quello che vi invito è andare a uscire da quello che è il mondo banale della foto di catalogo, ma andare a creare delle relazioni, perché Van Cleef è bello a livello estetico, ma rispondesse a un utente che fosse uno. Voi avete questa sensibilità, perché l'avete detto prima, voi col cliente ci volete entrare in contatto. Approfittate delle debolezze dei grandi per usare quelle stesse piattaforme in maniera intelligente. In che modo? Io qua vi faccio vedere un cliente che curiamo, è di là, quindi nel senso molta trasparenza. Siccome volevamo parlare di gioielli, ma non eravamo pratici all'inizio, cosa abbiamo fatto, a parte studiare e romperci la testa?
Ogni gioiello per noi è un pezzo mancante che ti rende la persona che vorresti essere. Quindi ogni gioiello viene illustrato da un nostro illustratore interno, adesso interno, che abbiamo scelto, come il pezzo mancante di un'opera d'arte. E quindi il gioiello è già di per sé meraviglioso, ma ce ne so, io qua ho visto tante cose belle, non faccio fatica a dire qual è la più bella. E quindi ogni volta c'è un'illustrazione, una stories, che ti parla del pezzo mancante per te. Ogni volta c'è una composizione che ti racconta una favola diversa. Ogni volta c'è un crescendo che si immerge nei vari mood che ci vengono dati, dove a noi non viene chiesto subito il prezzo, ma ci è detto dove posso venirlo a vedere. Capite come si cambia dal prezzo, 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 prezzo? Perché il prezzo in questa dimensione non esiste. Voi dite, ma io non ce l'ho il tempo di farlo, ma voi iniziate con raccontarlo a contatto col professionista e poi vedete come si procede. Questo per quale motivo? Perché io, e qua cerco un po' di chiudervi, quello che vorrei dirvi è: educhiamoci alla bellezza, ovvero educhiamo l'utente che i social sono fatti di uno scroll infinito, tremendo, orribile, che io non auguro a nessuno. Quando devono vedere il vostro video o sentire la vostra voce o automaticamente attivate i sottotitoli di Facebook, mi raccomando, Facebook viene fruito in mute mentre Instagram viene fruito con il volume acceso. Spiegatelo quello che state facendo, perché il vostro gioiello dà il prezzo a cui si dà valore. Perché ricordatevi che non è online tutto quello che luccica, quello che in realtà luccica è qualcos'altro, è il portare il gioiello in contesti che possono essere poi fotografati. Io vorrei spendere una parola sola sull'influencer marketing. Quanti di voi hanno provato a fare attività con influencer? Posso chiedervi come sono andate, per favore? I don't speak Italian. No worries. It's really good. Okay. Really good. We started before Christmas. Okay. Before the campaign of Christmas, and it was really good. The, okay. The, may I ask the you? Results in okay. sales. It's okay, great. What's my first question? And it's why we do it, right? Okay. Only one question. Did you choose by yourself the influencer, or did you? Okay, yes, great. Yes, I did. I did. And it was good. It was a lot of factors, but it was good. We have an increase of 51% in sales, online sales in the Christmas campaign. Yes. Amazing. Yes, great. It was. Okay, great. Best for you. Okay. Qualcun altro? Avevo alzato la mano perché vi ho visto. Siete scomparsi. Qualcun altro che ha fatto esperienza con influencer? Nessuno? Solo ve la racconto io. Io l'ho fatta. Tu? Ah, io l'ho fatta e mica è andata bene. Per quale motivo? Perché c'è un tema. Quando l'influencer, e qui ve lo dico, nessuna agenzia può scegliere, nessuno meglio di voi sa qual è l'influencer che serve per il vostro brand. Quando io l'ho fatto, l'ho avuto commissionato dall'esterno e non rispecchiava i valori del brand. Quindi quando è arrivato una bella ragazza, stupenda, ma di stupendo c'è già il gioiello, serve personalità. E io qua vi ho lasciato i profili in chiaro, perché se avrete voglia di riguardarvi le slide, non stampatele, poi stacco. Qui ci sono degli esempi di come l'influencer cosa fa. Non è bella perché è in foto, è bella perché sotto dialoga, parla con tutti, racconta del perché se l'è messo, di come era emozionata all'appuntamento. È quello che serve, questa è la personalità, ok? Lo scatto, ma è quello il plus. Anche Van Cleef cosa ha fatto? Ha fatto una cosa meravigliosa, ha creato delle stories in cui voi cliccavate, sembrava che spogliaste un albero e trovaste i gioielli, interattività. O anche qui, un influencer che non esiste, la conoscevate? Questo è uno, il primo caso studio sul mondo luxury di successo, sostengono di sì, con un influencer totalmente virtuale che non esiste. Però cosa fa l'influencer virtuale? Risponde, parla per bot, per mano di qualcun altro, ma parla con gli utenti, perché il plus è questo. Damiani cosa fa? Usa l'influencer non per mostrare il gioiello, ma per invitare persone in target a condividere il racconto di quel gioiello. Non c'è mai la vendita, io quando mai vi ho parlato di vendita? Però alla fine questi qua cosa ti dicono? Ti dicono che alla fine offline vedono la vendita. E quindi come usciamo noi da tutto questo? Io vi do 7 step, vi do per provare a uscirne. La prima cosa è: mettetevi sul calendario, per favore, un'ora a settimana per un mese in cui fate 8 minuti a video, fate dei tentativi di video di quello che è il vostro back-end, backstage, delle persone che lavorano. Non vi dico di pubblicarlo, ma fate questo tentativo, così allenate l'occhio. Un'ora vi chiedo. Poi cosa fate?
postate meno, ma postate meglio. Cosa intendo dire? Quelli che vi dicono è meglio postare del lunedì pomeriggio alle 14 perché il pubblico è più attivo, vi stanno dicendo un'emerita cavolata, vi stanno dicendo. Il pubblico è più attivo quando condividete una cosa bella, altrimenti fa schifo come tutto il resto. Quindi non legatevi a questo, dite perfetto. Io faccio un po' solo, però quando lo faccio bene, perché lo costruisco, perché gli do un senso. Poi cosa fate? Non usate i trenini di hashtag, sono diventati da boomer, sono diventati una sorella che ha 15 anni meno di me e mi chiama continuamente boomer. Non utilizzate meno hashtag e più copy, mettete le descrizioni, la gente non li capisce se sono i prodotti, mettetevi nei miei panni, io non so mai se sono degli anelli o dei bracciali, scrivetecelo. E poi non usate i trenini di hashtag, ma un hashtag di brand, uno, io uno ne devo trovare per capire che siete voi. Poi altra cosa, meno hashtag, più copy, ma più advertising, sforzatevi, con un euro al giorno fate poco. Poi altra cosa, più imperfezioni e meno prodotto, raccontate il dietro del prodotto, raccontate la lavorazione, raccontate la scelta, raccontate la storicità del negozio, perché ricordatevi che c'è una cosa su cui potete battere qualsiasi click and buy online, non c'hanno storicità, non c'è il trust, ma chi le spende quelle cifre online? L'online può essere vostro amico perché l'online è incompleto senza di voi. E poi c'è un altro tema, più stories, meno newsfeed, voi avete parlato sempre di newsfeed ma mai di stories, è il trend, usatelo, magari le odiate, piano piano, un'ora a settimana proviamo a farle. Io vi lascio uno schema per creare una stories che sia in qualche modo legata anche ai dati. Poi quello che dovreste provare a fare è dire perfetto, ma io c'ho anche Instagram, su Facebook mantenete una comunicazione classica in cui mantenete un po' la fiducia con il vostro target e utilizzate le stories di Instagram per essere meno istituzionali, mostrare i backstage, fare contenuti eye-catching, ovvero giocate molto con i close-up. Quando chiamo promo sell, provate nei copy a dire subito vieni a vedere da noi il negozio, ma dite dov'è il negozio, venite a Roma a vederlo. Poi cosa fate? Fate capire, we care about you, il plus che c'è in tutto questo, che a noi ci interessa quello che tu guardi quel prodotto, ci interessa se non ti sei trovato bene. E soprattutto attivate. Ci vuole del tempo, ma nella funzionalità di Instagram, nel backend, trovate l'opportunità di richiedere la funzione di shoppable. Provate a richiederla. Se avete un e-commerce, non lasciate l'e-commerce solo e Instagram qua. C'è la voce attiva shoppable. Provate, magari ve lo danno, magari no. E intanto iniziate a pensarla. E poi l'altra cosa. Ricordatevi che i vostri contenuti, il sunto di questi 6 punti è uno solo, che voi non dovete piacere a tutti, non ce ne frega niente. Quello che a noi interessa è piacere al target giusto. E quando vi arriverà il commento, questa roba è cara, ma voi siete totalmente folli, ma c'è crisi, ma che cosa fate? Dovete essere contenti, perché quello non è il vostro target, è una perdita di tempo ed è giusto che pensi quella cosa, perché voi dovete essere in grado di polarizzare, ovvero di unire quelli che si possono permettere i vostri prodotti. Detto questo, pianificate, differenziatevi e create relazioni, rispondete, mi spiace, dovete rispondere tanto, per fare una differenza. Io qui vi lascio i 3 tool. Storrito è un tool, quando non c'è tempo per fare le stories e caricarle, è un tool che per un account è gratis, vi fa programmare le stories, ok? Può essere pratico. Ninja Analytics, io non ci capisco tanto con magari con gli Analytics, vi dà un po' in maniera un po' più elegante, più chiara le metriche di Instagram, anche se sono le stesse del backend. Story Art è base, è l'editor base per mettere una cornice elegante magari sul bianco per rendere più puliti quelli che sono anche le stories video che fate su Instagram. Detto questo, io vi lascio. E con che cosa vi lascio? Vi auguro a fare una cosa. Uscite da qui facendo una stories con localizzazione e per favore ve lo chiedo che sia un video e non abbiate paura che sia brutto, mosso o quant'altro, ma deve essere qualcosa che fa capire che voi oggi siete cresciuti. Se scegliete quindi metterci la vostra voce, contando che il 93% delle stories su Instagram viene ascoltato col volume alzato, fate già un passo in più rispetto a chi oggi non c'è stato. Vi ringrazio, scusate, sono andata lunga. Grazie Valentina, la sua romanità mi consente di usare un accettivo, gagliarda, proprio fantastica, bravissima. Abbiamo parlato di emozione, abbiamo parlato di quello che c'è dietro la storia, quello che c'è dietro ogni nostra vetrina. Ma cosa c'è dietro ogni nostra vetrina, Davide? Lo vediamo insieme? Davide Turatti, Master Dotti, e ci parlerà di Digital Signage, un nuovo modo di vedere le nostre vetrine.
Quindi dialogare attraverso la vetrina, non solo attraverso i social, ma anche attraverso dei... Che cosa? Degli strumenti interattivi? Adesso lo vediamo insieme perché appunto, grazie a Valentina, è stato molto interessante e credo che continueremo quanto lei ha introdotto. Volevo ringraziare intanto Steven per la sua incredibile energia. Questa è la seconda volta che presentiamo questa presentazione appunto in cui crediamo entrambi, credo, no? Nella voglia di spingere e dare delle informazioni o degli strumenti utili alle gioiellerie per abbracciare quella che è la digital transformation. Volevo ringraziare anche appunto Vicenza Oro, IEG Expo, Marco, Michela che hanno organizzato questi digital talks e quindi cominciare, ok? Appunto la... Funziona? Sì. Eccoci. Allora, il titolo è la digital transformation della gioielleria. Cercherò di essere molto veloce, una trentina di minuti. Noi abbiamo intitolato questo tuo intervento Chiamale se vuoi emozioni. Emozioni. Parafrasando una vecchia canzone di un noto cantautore. Perché possiamo trasmettere emozioni? Valentina ha parlato di una fotografia in grado di parlare, di trasmettere qualcosa. E ci sono altri strumenti? Certo, ed è quello che andiamo a vedere adesso. Allora, vorrei partire da un tema che sarà di guida alla presentazione. Un tema che appunto è quello del cambiamento del cosiddetto consumatore. Colui che viene, veniva, non viene più, verrà in negozio e che acquista o in negozio o online. È condiviso da tutti il fatto che negli ultimi 7 anni i cambiamenti del consumatore ci sono stati e tutti quanti voi avete letto o vissuto in prima persona di grandi cambiamenti in soli 7 anni. Io ho voluto fare questo gioco e andare a recuperare, diciamo, alcune highlights che in qualche modo vanno a evidenziare gli aggettivi principali di questi ultimi 7 anni o i trend di questi ultimi 7 anni. Sono tutti ripresi da osservatori internazionali. Allora, se vediamo nel 2012 il concetto chiave era c'è stato un totale cambiamento di canale, si dava ormai per morto il negozio a beneficio esclusivamente dell'e-commerce. Qui è Financial Times che decreta in qualche modo l'avvento di questa grandissima trasformazione. Tutti gli acquisti gradualmente avverranno online. 2012, oggi siamo appena all'inizio del 2020, ma quando abbiamo presentato si era 7 anni, no? Quindi 7 anni fa questa era la visione del Financial Times. 2014, omnichannel retailing, digital influence, fermi. L'e-commerce non sostituirà il retail, c'è una, diciamo, influenza della parte digitale per gli acquisti, ma entrambi coesisteranno. 2015, cambiamo ancora, prima abbiamo appunto Harvard Business Review. Nel 2015 il National Retail Federation, Customer Experience, è un nuovo concetto. Non parliamo più di switch, non parliamo più di morte del retail, non parliamo più nemmeno esclusivamente di influenza digitale per fare gli acquisti poi offline, parliamo di una vera e propria customer experience nel negozio. Cioè il tema centrale è la concentrazione di come ottimizzare l'esperienza dell'utente nel negozio. Si comincia a spostare di nuovo l'asse e sono passati solo 3 anni da una visione al totale opposto. Nel 2017, questo è l'ultimo che cito, da Business Today, rinascita del negozio. L'IoT, tutti voi forse avete già sentito, cioè l'applicazione di internet e della connettività al punto fisico, porterà, guardate, il negozio fatto di mattoni e calce torna indietro, torna a vita. Quindi quello cui abbiamo assistito noi da spettatori, in alcuni casi voi da attori, è stato che in sette anni si è data una visione a 360 gradi che è partita qui e arrivata qui, completamente opposta. Quindi vorrei partire da questa considerazione con voi, proprio perché da un lato abbiamo un consumatore che oggettivamente è cambiato perché tutti noi abbiamo un cellulare in mano, abbiamo la connettività sempre presente, tutti noi abbiamo fatto esperienza online, di acquisti online, tutti noi sappiamo, mi ha stupito come quanti di voi avessero tutti i social aperti, tutte le applicazioni di editing video aperte. Insomma, tutti noi siamo più abituati agli strumenti digitali, ma continuiamo a comprare offline.
Oggi il 90% degli acquisti avviene ancora nel negozio fisico. Questo io non faccio altro che passare da informazioni a informazioni da sorgenti. In questo caso tutte le sorgenti dei dati sono citate e le potete recuperare nella presentazione alla fine. Questa è una ricerca e-market del 2016, è un po' vecchietta forse, però diciamo le percentuali rimangono alte. La maggior parte degli acquisti avviene nei negozi. E questo è un tema che ci deve far riflettere. Nel senso che noi in questi 7 anni abbiamo avuto una forte pressione, voi ovviamente soprattutto, abbiamo visto trasformarsi il mondo dei consumatori, abbiamo visto persone davanti a noi che sono molto diverse, che si sono abituate a quelle che sono delle caratteristiche del digitale, degli e-commerce, dell'interazione immediata one-to-one, ma gli acquisti continuano ad essere offline. Quindi questo che cosa ci rivela? Che ci sono delle ottime opportunità di mettere a sistema e far funzionare delle strategie per il punto vendita fisico. Ora, volevo prendere con voi alcuni dati del settore digitale perché poi possono essere, a mio avviso, utilizzati anche per ripensare la strategia che nel punto vendita ci permette di relazionarci agli utenti. Se noi vediamo, questo è un dato Google 2017, quello che Google, sapete che Google registra tutti i dati, cioè tutte le ricerche che avvengono, vengono registrate e analizzate. Bene, nel biennio 2015-2017 quello che emerge chiaramente è che Google vede un aumento costante delle ricerche personali. Perché vi dico questo? Perché abbiamo detto che il consumatore cambia e cambia in base al suo atteggiamento, alla sua abitudine di navigazione online. Questa navigazione online, secondo una Sioma, che poi lo vediamo tutti i giorni, lui se l'aspetta offline. E quindi a che cosa è abituato un consumatore? A che cosa è abituato uno che ricerca online e anche voi? È abituato a ricerche personali, perché si aspetta sempre più una esperienza in linea con quello che è lui. Non una mass communication, diciamo così. Si aspetta qualcosa di personale, tagliato su misura per lui, una relazione diretta. Sempre questo è un dato Google, biennio 2016-2018, dimostra delle informazioni che ritengo sono davvero interessanti. Abbiamo un aumento del duplice, due volte, delle ricerche per same day shipping. Quindi questi probabilmente staranno cercando di acquistare online, staranno cercando negozi che garantiscono la spedizione lo stesso giorno. Aumentano di due volte. Guardate qui. Aumento del 53% delle ricerche da mobile, vuol dire che sono per strada, in cui si dice dove comprare. Quindi dove posso comprare queste scarpe? Dove posso comprare questo gioiello? Dove posso comprare? La categoria dove comprare, che non è un negozio online, è un negozio fisico, fatto da mobile, che non è irrilevante. L'utente si muove, cerca da mobile il negozio dove comprare e ci va. E da qui ricordo che voi, Steven, avete già sviluppato, certo, dei progetti per la parte di Google My Business, progetti che io ritengo grandiosi perché aiuta davvero a farsi trovare, laddove abbiamo un aumento del 53% di utenti che cercano dove trovare, dove comprare. Ma guardate quel dato, 440% di aumento contro il 2 delle ricerche aperto ora. Utenti che sono in giro per strada e cercano negozi aperti ora. Questo cosa vuol dire, secondo questi dati? Che appunto, partendo dalla considerazione che un utente che è diverso, ha avuto l'esperienza del digitale, è abituato a comprare online, è abituato, come diceva Valentina, o si aspetta una risposta quando interagisce nei post social, si aspetta una relazione con il brand, sta di fatto che è sempre più interessato a recarsi in un punto vendita fisico per completare il suo acquisto. E quali sono le caratteristiche del nuovo appunto utente digitale, secondo appunto la maggior parte degli studi del momento? Che è curioso,
quindi vuole avere contenuti, vuole avere informazioni, vuole avere, diciamo, informazioni tagliate su misura per lui, è esigente, non si accontenta di qualsiasi cosa, vuole appunto che questa informazione, i contenuti che ritrova siano quelli che sono adatti a lui, proprio perché è abituato a una ricerca sempre più personalizzata sulle sue esigenze. L'advertising che riceve digitale è sempre più targetizzato, si è abituato ad avere il massimo, e questo massimo è l'esigenza che lo caratterizza anche nell'esperienza offline quando si reca in negozio. E poi è impaziente. Sapete qual è il tempo medio prima che un utente decida di abbandonare un e-commerce quando ci arriva? Chi lo sa? Sparate a caso anche. Quanto? 3 secondi. In 3 secondi, se il tuo sito non si carica e non produce un primo contenuto, hai perso l'utente. Se quell'utente l'hai pagato 1,50 euro di CPC o 70 centesimi di CPC, hai perso 70 centesimi di CPC, di cost per click. Quindi 3 secondi è il tempo in cui un utente si decide. Provate a pensare quanto questo può impattare un'esperienza in un negozio di un utente ormai esagitato, che vuole tutto pronto per lui, che vuole l'abito su misura e che si aspetta subito una relazione. Perché questo è quello che succede. E su questo degli studi, dei casi study molto interessanti si sono sviluppati proprio nel retail, per dare all'utente subito un primo feedback appena si reca in negozio. Quindi, l'assunto qual è? Il digital, nonostante la maggior parte degli acquisti continua ad avvenire offline, nei negozi, e lì c'è una enorme possibilità, il cliente che si reca nei negozi è cambiato ed è stato influenzato dal digitale. E il modo in cui è stato influenzato il digitale è il modo in cui gli utenti sono abituati anche a relazionarsi con il brand. Ora, volevo darvi, per chi magari non avesse ancora... non fosse ancora convinto di questa relazione stretta, esatto, tra digitale e esperienza, volevo rompere un po' appunto la tensione iniziale e farvi vedere un video di una prova provata di come il digitale influenzi in qualche modo l'esperienza nel punto vendita. Sì, guarda, mi ha parlato proprio ieri al Golf Club perché avevo le scarpe che non si abbinavano allo smalto. Secondo me l'ha fatto apposta. Signora, buongiorno. Dai, ti richiamo dopo che c'è una solita commessa in valente. Ho detto solo buongiorno. Lei è nuova? Beh, sì, è nuova. Raccontami la storia della tua vita, allora. Hai finalmente trovato il ragazzo che ti ama per quello che sei. In che cosa non ti sei laureata? Preferisci il mare o la montagna? Piuttosto quel maglioncino rosso in vetrina. Mi sta sul cazzo pure quello? Volevo solo sapere quel tipo di lana è. Del tipo di lana che si prende dalle pelle, sempre. Intendevo la provenienza. Pure lana francese, signora. Potreste essere un pochino più precisa. Un accento. Ora chiamiamo la pecora così capiamo se è quell'accento della Provenza o della Bretagna. C'è il telefono spento. Che faccio? Lascio un messaggio. Lo sapete che cosa faccio io adesso? Compro qualcosa? No, adesso dico a tutti i miei follower di Instagram di non mettermi più piede dentro questo negozio. No! Instagram no! No! Una story sempre. Oh, signora, la prego, non può farci questo, teniamo famiglia, la prego. Percuotimi con la pezzatrice, perché ho peccato! Guarda che io ho 50.000 follower. E sti cazzi, signora, ce la devo mettere. Signora, perdoni, Tonio Pabruschi della mia collega. Ora noi, per farci perdonare, vorremmo mostrarle la nostra esclusivissima promozione. Esclusivissima? Sì. Ai primi 50.000 follower che non vengono a romperci i coglioni, questo mese regaliamo questa splendida maglietta. Raffinata satira di costume su un pregiatissimo tessuto 120% poliestere. E le assicuro che le fa venire l'orticaria anche senza tirarla fuori dall'armadio. Ce l'ha chiesta una, anche chi è la verba. La verba. Ah certo, adesso appena Michelle Obama mi esce dal camerino gliele faccio provare una. Ecco. Sì, volevo rompere un po' la tensione iniziale con un messaggio. È verissimo il fatto che il negozio continua ad essere il touch point fondamentale, ma è verissimo anche che gli utenti che ci arrivano sono dotati di smartphone e sono abituati ad avere una vita digitale che parla del brand anche dopo che ci si è arrivati. E direi di più, fa arrivare in negozio grazie anche a quei canali. Quindi, sì. All'interno di questo nuovo mondo in cui noi ci troviamo e di questa nuova relazione con utente cambiato in cui noi siamo, la domanda secondo me dovremmo farci è: qual è lo scopo del negozio fisico e come il retail, il piccolo retail,
può approfittare di questo cambiamento per continuare a portare sempre più utenti all'interno del proprio punto vendita e renderli remunerativi il più possibile, cioè non perderseli nei primi secondi o nei primi minuti che arrivano e cercare poi di seguirli anche dopo. Ora, il concetto chiave ovviamente rimane quello della omnicanalità, dove ormai chiunque di noi vive e con cui dobbiamo fare i conti, cioè il cliente che viene in negozio ha diversi touch point con i nostri brand, non ne ha uno solo, vive nella parte di sito web, vive sui nostri social media, vive nell'interazione con le apps, vive nei messaggi che gli mandiamo più o meno regolarmente e viene negli store a acquistare per oltre il 90%. Quindi dobbiamo aver chiaro che quell'utente che abbiamo lì dentro ha una sua nel negozio, intendo dire, ce l'abbiamo nel punto, nel touch point più importante che dobbiamo rendere in qualche modo rilevante e il più, diciamo, utile possibile nella sua esperienza, ma poi continua a vivere anche dopo nella relazione con noi. E capire come sviluppare al meglio la relazione con quel cliente nei diversi canali affinché poi alla fine quell'acquisto che avviene in stores sia sempre maggiore e più frequente dovrà essere la chiave di lettura per lo sviluppo di un progetto digitale. Ora, detto ciò, il cliente che cosa cerca, questo nuovo cliente? Il cliente vuole un'esperienza di relazione, abbiamo detto, sempre più tagliata su misura e dedicata. Vuole trovare una storia, vuole che il suo tempo all'interno del punto vendita sia, diciamo, esclusivo, sia fatto proprio per lui. E quindi il concetto di essere rilevanti è un concetto importante per la parte del retail. E qua volevo darvi uno spunto, cioè cominciando anche a guardare ad altri settori. Se noi guardiamo al mondo del retail, ritengo che abbia in questi anni i casi studio di applicazione del digitale più interessanti, perché mentre 7 anni fa la vera rivoluzione era aprire un e-commerce, oggi ormai l'apertura di un e-commerce oggi l'avete anche a 30 euro al mese con alcune piattaforme SaaS come Shopify, per esempio. 30 euro al mese aprite un e-commerce, ma non è più quella la vera e diciamo più innovativa applicazione del digitale nel mondo, perlomeno anche in Italia. Noi vediamo casi estremamente interessanti di applicazione del digitale nei punti vendita e abbiamo preso, proprio per darvi un esempio, 3 diversi settori, uno del mondo del lusso abbigliamento, uno del mondo della farmacia e uno del mondo dell'occhialeria, per darvi un esempio di come questi 3 diciamo, settori vedono lo sviluppo digitale nei prossimi mesi. E volevo farvelo vedere perché credo che parlino di più dei video che tante parole. Secondo voi il mondo del retail, della distribuzione, nel prossimo paio d'anni avrà sicuramente una fortissima spinta sul concetto della digitalizzazione. Il consumatore dovrà continuare a vedere nel professionista, nell'ottico optometrista, il suo vero riferimento per quanto riguarda il suo benessere visivo. Quindi davvero un dialogo costante tra punti di contatto fisici e punti di contatto digitali e mobile. Seppur l'e-commerce in questo momento rappresenti una crescita nel nostro fatturato, le boutique rimangono un touch point molto importante, tant'è che stiamo investendo cercando di rinnovare ovviamente i nostri negozi, inserendo la tecnologia indispensabile che oggi porta il contenuto verso il nostro cliente e domani ci permetterà di raccogliere tramite attività di marketing e analisi le esperienze dei nostri clienti all'interno della boutique. Come ci immaginiamo la farmacia del futuro? Io la farmacia del futuro me la immagino fondamentalmente come una piazza in cui non ci sia più una netta divisione tra il farmacista, un banco e l'utilizzatore finale, ma in cui sia un unico spazio in cui il cliente e il professionista della salute, quindi in questo caso il farmacista, possono trattare il tema della salute a 360 gradi. Vedete, questa è una cosa interessantissima, cioè questi 3 attori che abbiamo intervistato per case history che abbiamo sviluppato con loro hanno ben chiara una cosa, hanno ben chiaro che la digitalizzazione è importante, hanno ben chiaro che comunque sia
per loro la boutique, come l'hanno chiamata, per l'esperienza, o la farmacia o il negozio fisico nel caso dell'occhialeria, non verranno mai meno, e che sarà il luogo in cui si gioca il vero valore aggiunto rispetto ad altri puri e-commerce, cioè la relazione diretta con il cliente. E che cosa fanno questi? Hanno sviluppato dei progetti, sviluppando prima di questi progetti una strategia, dove si immaginano già in che modo loro giocheranno questa relazione col cliente, e in base al modo in cui giocheranno questa relazione col cliente piegheranno la tecnologia perché sia a loro di supporto proprio per questo. Ecco, e questo è un tema che vorrei trattare un attimo con voi. Perché? Perché si parla di digitalizzazione, si parla di advertising, si parla appunto della necessità e dell'urgenza di fare questo passo. Però il rischio qual è? Il rischio è che se noi ci muoviamo semplicemente, diciamo così, per la velocità o per l'urgenza, rischiamo di buttare via denaro. Perché per poter sviluppare un progetto digitale è necessario aver ben chiaro cosa noi andremo a fare e perché andiamo a fare questa cosa qui. Ecco, allora vorrei citare uno studio di Deloitte Digital che ha sviluppato dei white paper estremamente interessanti su diversi verticali, dove è andata ad analizzare come questi verticali potrebbero sviluppare il tema della digitalizzazione. Credo sia utile anche per il mondo della gioielleria, per prendere ad esempio, in questo caso è il ristorante del futuro. Il settore della ristorazione sta subendo delle trasformazioni digitali incredibili, ok? Ma dov'è che uno agisce per l'inserimento del digitale? Se io semplicemente investo in advertising o inserisco dei monitor o faccio dei video, ma non so esattamente che cosa voglio ottenere, rischio di gettare denaro. Quando invece abbiamo ben chiaro che il punto vendita fisico ha una possibilità di relazione con diversi touch point, diversi momenti in qualche modo dell'esperienza utente, allora ho chiaro che per questi diversi momenti posso sviluppare diverse soluzioni. E quindi nel momento in cui noi definiamo e delineiamo quelli che potrebbero essere gli stage, diciamo così, della relazione tra punto vendita fisico e utente, potremo anche capire dove cominciamo noi, perché non è detto che tutti voi possiate cominciare dall'esperienza in negozio oppure dall'esperienza dopo il pagamento. Quindi quello che vorrei far vedere con voi è che è necessario per un progetto digitale partire prima da una strategia, e quindi secondo Deloitte l'utente, quando interagisce con un brand che è un brand fisico, ha questi 5 diversi momenti. Il momento dell'entice, ok? In cui l'utente sa che ha una voglia, ha un desiderio, ma deve ancora decidere dove andare per soddisfare questo desiderio. Questo è il momento che precede tutti ed è il momento, se ci pensate, della vostra capacità di guidare quelli che stanno cercando magari un gioiello verso la vostra di gioielleria. Ma questo è un momento specifico, la vostra comunicazione o strategia digitale non può essere totalmente delineata su questo aspetto, perché poi l'utente ha un altro momento importante, che è quello della fase dell'enter, quando entra, vi ricordate, vi ho detto prima, 3 secondi per abbandonare un sito web, un utente sempre più esigente, sempre più impaziente. In quel momento, quando un utente entra nel negozio fisico, qual è la mia strategia digitale? Non può certo essere identica a quella che me l'ha portato in negozio. Devo riuscire a dargli qualcosa di diverso. Oppure l'engage, ok? Nel momento in cui ha deciso, deve aspettare di pagare, che cosa può fare? Oppure poi l'uscita, l'extend. Quello che voglio dirvi è: in quale di questi momenti noi andiamo ad agire? Qual è il momento principale per voi? Questo deve essere valutato a seconda del progetto. Vado un po' avanti. Ecco, questo con Domino Display appunto è quello che facciamo, e volevo vedere alcune case history che abbiamo fatto proprio per darvi esempio. In questo caso è con Borbonese, vedete, un marchio appunto storico, il quale ha sviluppato sia nelle boutique di Milano sia nelle boutique di Parigi una comunicazione in store legata appunto al cliente. Volevo farvi sentire la case history di Borbonese. Italiano, nasce nel 1910 a Torino e si sviluppa su tutto il territorio. È un brand che ha un fortissimo heritage storico, ma che è pronto adesso a sviluppare delle nuove tecnologie e dei nuovi prodotti. Seppur l'e-commerce in questo momento rappresenti una crescita nel nostro
nostro fatturato, le boutique rimangono un touch point molto importante, tant'è che stiamo investendo cercando di rinnovare ovviamente i nostri negozi, anche perché la stessa clientela è pronta a ricevere delle innovazioni tecnologiche nel nostro punto vendita. Il digital signage è una delle esperienze che stiamo seguendo, partendo ovviamente dalle boutique di Bologna e di Parigi per poi andare a rinnovare tutte le altre nostre boutique, inserendo la tecnologia indispensabile che oggi porta il contenuto verso il nostro cliente e domani ci permetterà di raccogliere tramite attività di marketing e analisi le esperienze dei nostri clienti all'interno delle boutique. Domino Display ha la capacità di aiutare il cliente, in questo caso borbonese, nella scelta migliore della tecnologia più opportuna da inserire nel contesto migliore e segue il cliente senza mai abbandonarlo, dandogli dei punti di riferimento. Ecco, vedete, Borbonese ha molto chiaro una cosa, ha chiaro che appunto le boutique vanno a investire tantissimo. Se avete visto, aveva investito sia nella vetrina, Enter, non l'ha fatto a caso, convince gli utenti dall'esterno ad entrare internamente, racconta delle storie e porta, vedete, se vi ricordate la vetrina era totalmente coperta e ci sono questi LED wall all'uscita che raccontano delle storie, presenta una nuova collezione e li porta dentro e poi investe internamente. Che cosa dice? Certo, abbiamo a fare con un progetto molto più visionario, in questo momento distribuiamo contenuti verso gli utenti, ma poi successivamente saremo pronti a raccogliere i contenuti degli utenti per presentare sempre più un'attività di marketing esperienziale su misura. Quindi abbiamo a che fare con brand visionari che hanno ben chiara davanti a loro la visione di sviluppo e lo sviluppo e che tipo di strategia per loro applicare. Questo è un altro case study che abbiamo fatto su appunto Oxo, che è appunto un canale di franchising dell'ottica, piccoli ottici che hanno applicato in qualche modo le soluzioni multimediali all'interno del punto vendita. In questo caso siamo nella fase dell'engage, perché? Perché se vi ricordate, diceva prima, io immagino lo sviluppo del retail del futuro come gli utenti che arrivano all'interno del mio negozio e dialogano direttamente con lo specialista della visione, nel vostro caso è con chi detiene la conoscenza del valore, del marchio, della tradizione, del gioiello, e a supporto di questo loro hanno sviluppato tutta la parte di contenuti digitali che siano appunto a supporto della storia del cliente, per cui magari il cliente arriva ma l'operatore non ha il tempo di seguirlo immediatamente, ma l'utente già da solo può fruire dei contenuti preparati per lui, in modo tale da non lasciarlo in quella fase di engage sprovvisto di una relazione immediata con l'utente, con il cliente. Coincasa, come vedete, è un altro nostro cliente che ha applicato in tutte le varie fasi la comunicazione con il cliente all'interno del punto vendita, che va da comunicazione sul prodotto a informazioni per quelli che fanno parte del programma Fedeltà fino alla parte di media vero e proprio. Un altro caso interessante è questo di Corani con Jean-Louis David. Come vedete, si basa molto sulla vetrina, quindi spingere gli utenti ad entrare dentro, e poi ha sviluppato delle soluzioni interessantissime come quel totemino che vedete là, dove gli utenti vanno, scansionano il codice a barre del prodotto e ricevono le informazioni sul prodotto in tempo reale, quindi non c'è bisogno che l'utente o l'operatore sia sempre lì. Scusate. E questo è un caso interessante su cui poi mi fermerei per dare spazio a voi e altre domande. Vi vorrei citare questo dato. Secondo, sono qui con Stefano, un collega, appunto lui è di Samsung e mi lo confermava, uno studio Samsung fatto con Ernst & Young, se non sbaglio, esiste questo numero, per cui in Europa i punti di vendita fisici che hanno inserito soluzioni digitali all'interno del punto vendita hanno avuto un aumento medio del fatturato del 15%. Questo è quanto. Perché ve lo dico? Perché questa è una case history che credo sia quella a cui sono più affezionato. È del settore della farmacia. Il settore farmaceutico è quello che, perlomeno in Italia, sta avendo delle spinte di digitalizzazioni forse le più accelerate che io conosco. E in questo caso specifico, questa farmacia di Milano aveva dei lavori di ristrutturazione stradale in corso
all'inizio del 2019 e quindi si gli avevano chiuso la strada, ok? E quindi il titolare si aspettava un calo no? del fatturato. Bene, abbiamo inserito le soluzioni multimediali e adesso vi dirà lui che cosa ha visto. La spinta verso la digitalizzazione della mia farmacia è iniziata all'incirca 2 anni fa. Il cliente continuerà a venire da noi se saremo in grado di offrirgli non solamente un prodotto o un servizio di qualità, ma un'esperienza d'acquisto che sia unica e che sia coinvolgente. La tecnologia ovviamente è un qualcosa di imprescindibile in un'esperienza di acquisto moderna. I risultati che abbiamo ottenuto sono stati molto positivi, sono stati i risultati del 2019. Infatti nei primi 3 mesi abbiamo chiuso con un fatturato in aumento di quasi il 10%. Ormai per un punto vendita gli strumenti digitali sono indispensabili e in secondo luogo perché il cliente abbina il fatto di trovare questi strumenti digitali ad un punto vendita moderno, ad un punto vendita all'avanguardia. Il progetto è stato costruito con Domino Display e una delle cose che abbiamo apprezzato di più di loro è stata la loro flessibilità. Un'altra cosa molto apprezzata è stata la personalizzazione di questo servizio e infatti addirittura degli strumenti sono stati proprio personalizzati in base alle nostre esigenze, in base ai nostri mobili, in base ai nostri espositori. Ecco qua, quindi volevo tagliare, il tema principale era questo. Come vediamo? Tutti questi 3 esempi, non vi ho fatto vedere quello dell'occhialeria, hanno ben chiaro di puntare sulla ottimizzazione dell'esperienza dell'utente quando viene nel punto vendita, perché hanno già recepito che dal punto vendita non se ne andranno, ma non basta più l'esperienza che avevano prima. Quindi ognuno dei 3 si è focalizzato su 3 step diversi, però ha cercato di dare a questo utente che veniva nel suo punto vendita l'esperienza migliore. Abbiamo pensato anche per la gioielleria a delle possibili applicazioni delle soluzioni digitali. Ovviamente tutta la parte della vetrina di cui parlava Steven, io ricordo anche nell'ultimo incontro si parlava di ma quante cose mettiamo in vetrina? La riempiamo di prodotti? La rendiamo più vuota? Ci mettiamo un solo prodotto? Ci mettiamo semplicemente un'immagine? Cosa facciamo con la vetrina? Perché? Perché la vetrina è l'altro tema che dicevi sempre, perché ragioni di sicurezza ovviamente, certo. Le vetrine impauriscono un po', no? Sì. Cercano, hanno il rischio di tenere fuori più che di spingere a portare dentro. Ecco che in questo caso quindi noi stiamo ragionando in quello che è il livello della strategia del enter, no? L'obiettivo che ho qua, cerco di trovare quali siano i canali principali, ma è cerco di portare dentro le persone. Quindi se sono lontane dalla mia gioielleria dovrò trovare quei canali digitali ovviamente che mi permettano di portarli vicino alla mia gioielleria. Ma se sono vicini alla mia gioielleria dovrò pure trovare il modo per convincerli ad entrare. E quindi l'applicazione in quella che è la vetrina o l'entrata della gioielleria risponderà a quale esigenza? Mica a quella della vendita, mica a quella dell'engagement, no, a quella dell'enter. Devo usare quello spazio per convincere gli utenti ad entrare. Come? Con le storie, agganciandomi al feed o alle stories di Instagram. Questo riguarda la creatività. Ma sappiamo che quel canale e quel momento e quello spazio non è dedicato a tutti gli obiettivi della mia strategia. È dedicato a quello specifico aspetto della mia strategia, che è quella di convincere gli utenti a entrare dentro. Poi il lavoro continua. Poi ovviamente dipenderà da voi, ma anche dire posso cominciare con tutto o comincio una fase alla volta. Bene, se cominciate una fase alla volta, provate a pensarle. Qual è la fase più importante in questo momento? Il più importante è portarli fin davanti alla gioielleria e farli entrare. Più importante è coinvolgerli quando sono dentro. Più importante è fornire dei sistemi di pagamento digitali che facilitino la transazione senza perdere tempo. Più importante è continuare la relazione dopo, perché di questo si tratta di mettere giù in qualche modo step by step le diverse fasi e capire su quali potete lavorare, perché non potrete lavorare su tutte immediatamente ovviamente. Un'altra della fase enter è comunicazione outdoor per chi può farla,
internamente noi possiamo raccontare storie, possiamo far vedere tutto il nostro catalogo, possiamo far vedere i contenuti dei marchi che rivendiamo, possiamo far vedere la produzione che abbiamo, il nostro brand, possiamo far vedere i nostri contenuti social, possiamo far vedere qualsiasi cosa. Però ricordiamoci che quando siamo lì abbiamo già convinto una persona ad entrare, quindi una persona altamente qualificata all'acquisto, perché si è deciso ad arrivare fin davanti al nostro negozio, si è deciso ad entrare, è lì in attesa. Quindi quei contenuti non potranno essere gli stessi contenuti che abbiamo fuori o gli stessi contenuti che ci hanno spinto a portarlo dentro. Anche in questo caso un'attività di engage nel momento in cui provo un prodotto, vi ho fatto vedere prima, no? Quel totemino del caso Corani in cui l'utente poteva interagire direttamente col barcode del prodotto per avere informazioni, in quel caso era una crema di bellezza, ma certo che il valore aggiunto della gioielleria è data dall'esperienza, dalla capacità, dalla conoscenza del mercato e del prodotto che il professionista mi dimostra. Ma se io ho 5 persone nella gioielleria, le faccio aspettare le altre 4, o do loro degli strumenti intanto per scaldarli, intanto per recuperare più informazioni, intanto per appassionarsi di più a una storia, che poi si conclude ovviamente con il gioielliere che in qualche modo mette in gol la palla, auspicabilmente. Ma dobbiamo pensare che in quel momento l'utente si sta aspettando qualcosa, perché ripetiamo dall'assunto da cui siamo partiti, l'utente continua ad acquistare offline, ma è abituato ad una velocità, a una personalizzazione, a un'attenzione su misura dall'online. E quindi questa fase è centrale per poter far sì che l'utente non si annoi. Appunto, engage. Ecco, in questo caso io ho finito, Steven, volevo solo parlare velocemente, certo, di come offriamo questa soluzione. Noi sono venuto qui appunto come responsabile marketing di Domino Display, che fa parte del gruppo Maserdotti, che ha 3 entità, 3 brand, gruppo Maserdotti, Domino Display e OnFrame, e che di base ci occupiamo dal 67 di visual communication per il retail. Ecco perché questo è un po' il tema su cui siamo esperti da oltre 52 anni, e la digitalizzazione non è altro che un'altra forma di visual communication molto più spinta, molto più, diciamo, approfondita e tagliata su misura sugli utenti, ma che, diciamo, fa parte di questo mondo. E ci tenevo a chiudere con le parole appunto del nostro amministratore delegato. Oggi è una società di fatto vendiamo tecnologia per i nostri clienti retailer. La tecnologia oggi è ovunque, parliamo di schermi, parliamo di monitor, di LED wall, di video wall, di totem. Costruiamo e installiamo questo genere di tecnologia per permettere al nostro cliente di comunicare meglio e in maniera adeguata rispetto ai tempi di oggi. In una giornata cambia l'utente in un retail e quindi deve cambiare il messaggio per questo utente. Vendiamo in 2 canali ben distinti. Il primo canale è l'e-commerce, primo e unico e-commerce del settore, e il secondo canale invece è quello, diciamo, più classico verso la clientela end user, clienti corporate come quelli del gruppo Maserdotti, che hanno esigenze di comunicazione un po' più spinte e che devono approcciare, diciamo, il cambiamento che avanza. Ecco, qui se volete il link alla presentazione dove ci sono le sorgenti dati, ovviamente le referenze, e dove potete scaricare anche i white paper da cui abbiamo preso. Il concetto è ancora semplice: gli utenti comprano nel retail, dobbiamo essere in grado di portare la trasformazione digitale all'interno del punto vendita con una strategia studiata su misura e che di fatto deve rispondere a step e esigenze diverse a seconda di quello che è lo stadio in cui si trova in quel momento l'utente. Grazie Davide, preciso, puntuale, come ti è solito fare. Abbiamo vissuto queste esperienze sul territorio, continueremo durante il 2020 a incontrarvi direttamente sui territori dove siete presenti con le vostre attività, però credo che possiamo riassumere in consapevolezza, volontà dell'operatore, ma soprattutto attraverso una corretta programmazione. Ci sono delle domande per Davide? Qualcuno vuole chiedere qualche curiosità? Qualcuno vuole comprendere come comunicare all'ingresso di un negozio, all'interno di un negozio, ancora meglio le proprie peculiarità? Raccontare il gioiello, poi è il nostro ruolo, è il nostro ruolo di gioiellieri, lo facciamo attraverso quella che è l'innovazione, perché l'innovazione, se non vado errato Davide, ne parlammo anche, penso, a Pordenone, non è un cambiamento,
ma significa fare le cose che hai sempre fatto, magari in maniera diversa, certo. Comunicare. E qui rispondo al collega siciliano che si è allontanato sull'importanza di quello che ha detto Valentina e quello che hai detto tu. Cambiare? No, ma fare le cose in maniera diversa e cercare di essere più puntuali, più persuasivi e raccontare quello che c'è dietro le nostre esperienze, dietro le nostre gelerie, dietro quella serranda, davanti magari a quell'insegna. Grazie a tutti e grazie Davide, grazie Valentina per il vostro contributo. Ci vediamo domani alle 13.30 per altre tre pillole stimolanti sicuramente per le vostre attività. Grazie.